dimostrato a 18 milioni di spettatori che basta essere un'attrice per fare il proprio comodo. Ma signor sindaco, io ho creduto davanti a una personalità del cine di fare una piccola eccezione. Ma vogliamo metterci in testa che in Italia la legge è uguale per tutti, dal presidente della Repubblica fino all'ultimo cittadino? Tu quando sei in servizio non devi guardare in faccia a nessuno. Capito? Signor sì. Celletti, la tua divisa è appesa a un filo. Al primo errore la perdi. Andate. Cara, alle 3 sarò da te. Bacino. Che fai? Mi mandi fuori strada? Oh, andiamo, ti vuoi sbrigare? Beh, che c'è? Lei non ha visto il cartello? Quale cartello? Il limite di velocità nell'abitato è di 50 km l'ora. Beh, a che velocità andavo? Non ci ho fatto neppure caso. No? E allora glielo dico io. Lei andava a 65 km l'ora. Per 15 km non è mica un caso grave. È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto. Ma tu vuoi scherzare? Lontana da me l'idea di scherzare. Lei andava a 65 km l'ora e accelerava sempre di più. E là c'è una curva molto pericolosa. Sa come è denominata quella curva? Curva della morte. Ah, non mi seccare. Sono 15 anni che io faccio questa strada a tutte le velocità. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Che? Non ha rinnovato neanche il bollo? Ma il bollo ce l'ho qui, nel libretto di circolazione, vede? Non ho fatto in tempo a ritagliarlo e ad applicarlo. Il regolamento prevede che il bollo deve essere applicato qui, sul parapetto. Oh, piano! Comunque niente di grave, favorisca il triangolo, per favore. Ah. Su. Che fa? Scusi. Che? Mi fa vedere la giraffa? Va bene questo? Ok. Posso andare? Comunque resta sempre il fatto più grave, l'eccesso di velocità. Favorisca un qualunque documento, prego. Beh, a questo punto sai che ti dico? Signor sindaco, aspetti, non fuga! È un reato, signor sindaco, aspetti!